Storie italiane. Lo gnomo. C'era una volta, nel grande regno della Paradonia, un re chiamato Re Marco, il cui amore per le mele era noto a tutti quanti nel regno. Per tutto il giorno mangiava solo mele e non le condivideva nemmeno con la sua amata figlia, la principessa Alma. Lo sai che ti amo, Alma? Ma il mio amore per le mele supera tutto. Non è giusto, padre. Tutto quello che chiedo è un boccone. Mia cara, anche se volessi lo potrei, e tu sai perché. Ho avuto il... Sì, lo so. Hai fatto lanciare un incantesimo dal grande vecchio saggio su tutti gli alberi del tuo giardino e chiunque mangi una mela verrà trascinato nel mondo sotterraneo. Sì, l'ho sentito un milione di volte. Oh, bene. Ma padre! Lasciami mangiare le mele in pace. Qualunque cosa accada, io oggi assaggerò una mela. Nel pomeriggio, quando il re andò a fare un pisolino, la principessa Alma tirò fuori il suo giocattolo dorato e lo portò vicino al giardino dove stavano le guardie. Nascondendosi, posò il giocattolo. Immediatamente iniziò ad applaudire e si mosse vicino alle guardie. Ma con sorpresa della principessa, nessuna guardia si mosse. Il giocattolo si fermò vicino a una persona e mentre la principessa Alma sollevava lo sguardo, vide un uomo vestito da principe, con una corona. Capì immediatamente che era il principe Mikey, che era venuto per chiederle di sposarlo. La principessa Alma tornò subito a palazzo. Più tardi quel giorno, quando il re Marco e il principe Mikey parlarono, le cameriere presentarono la principessa Alma. Oh, guarda, c'è mia figlia Alma. Incontra il principe Mikey del regno di Restan. Come stai, principessa Alma? Io sto molto bene. Grazie davvero. Beh, sembra che voi due andrete d'accordo. Figlia, perché non prendi il principe Mikey e gli mostri il nostro regno? Certo, padre. Mentre la principessa e il principe uscirono dal castello e camminarono nel giardino, lei chiese: Allora, perché ti chiamano principe Mikey? Oh, è perché sono il principe più potente di tutto il mondo. Ho imprigionato draghi, fatto inchinare leoni davanti a me e ho sconfitto un esercito di orsi. Sono il più grande uomo che abbia mai camminato sulla terra. Mio Dio! Questo ragazzo è uno spettacolo! Oh, è così? Quindi devo essere la principessa più fortunata ad essere in tua presenza. E dato che sei così coraggioso e sei venuto a chiedere la mia mano in matrimonio, io vorrei chiederti un favore prima di sposarci. Chiedi, forza. Vedi laggiù quei meli? Sì. Tutto ciò che desidero è mangiare una mela da uno di quegli alberi. Saresti così gentile da prenderne una per me? Tutto qui? Sì, prenderò la mela per te. Vieni. Mentre la principessa e il principe salivano per le guardie, Nexus li fermò. Mia principessa, questo posto è vietato per ordine del re. Come osi? A questo punto, Nexus si tolse l'elmetto e guardò dritto negli occhi il principe Mikey. La principessa Alma fu sorpresa dalla bellezza del suo aspetto. Mio Dio! Questo sì che è il signor Mikey! Sto seguendo gli ordini del re, sire. Servo, avrò il tuo...
Proprio allora la principessa Alma lo interruppe. Principe Mighty, lascia stare. Immagino che il mio desiderio di avere una mela non possa essere soddisfatto. Questo commosse Nexus, che non capiva che la principessa birichina stava solo fingendo. Oh, mia principessa, per favore non dite così. Non voglio far arrabbiare il re. Ma non lo saprà mai. Lascia che Principe Mighty raccolga rapidamente una mela e andremo via subito. Nexus rifletté per un po' e poi annuì. Bene, solo una mela. Oh, non è adorabile. Mentre Nexus si spostava, il principe Mighty si avvicinò a un albero e colse una mela che pendeva molto in basso. Non appena diede la mela alla principessa, lei ne prese un morso e la assaporò. Questa è la cosa più gustosa mai! Improvvisamente un drago apparve da sotto la superficie. Afferrò la principessa Alma e sparì. Il principe Mighty rabbrividì e Nexus rimase scioccato. Era successo tutto così in fretta che nessuna delle guardie, incluso lo stesso Nexus, aveva avuto il tempo di reagire. Proprio in quel momento, il re venne correndo verso il giardino perché aveva sentito il ruggito del drago. Alma, stai bene? Dov'è Alma? Dov'è mia figlia? Il principe Mighty spiegò tutto al re, che divenne furioso con Nexus. Nexus, come hai osato farle mangiare quella mela? Mio re, mi dispiace, ma la principessa era molto turbata e voleva solo avere un morso di una mela. Io mi sono sentito in colpa. Stupido, pensi che non sia stato molto difficile per me dirle di no in tutti questi anni? Questo giardino è maledetto. Cosa state dicendo, mio re? Il grande vecchio saggio mi ha maledetto anni fa quando sono andato a caccia nella sua foresta. Ho calpestato il suo piatto di mele per errore e mi ha maledetto affinché io mangi mele per il resto della mia vita. Altrimenti la gente del mio regno soffrirà e il drago non lascerà in vita nessuno. E se qualcun altro dovesse mangiare una mela dal giardino, allora il drago verrà per portarlo via. Nexus si pentì della sua decisione di lasciare che la principessa mangiasse la mela. C'è un modo di riportarla indietro o invertire l'incantesimo del saggio? L'incantesimo non può essere spezzato o annullato finché il saggio stesso non lo fa. E io non potrò mai mettere piede nella sua foresta, altrimenti l'intero regno si trasformerà in cenere. Mio re, per favore, datemi una possibilità. Andrò nella foresta e la riporterò indietro. Molto bene, ma porta con te il principe Mighty. È un uomo molto coraggioso. In realtà stavo pensando... Certo, non posso pensare di andarci da solo. E così prepararono i loro cavalli e partirono, senza soldati, perché non volevano rendere il saggio più arrabbiato. Cavalcarono per giorni e alla fine arrivarono nella giungla, nel luogo in cui viveva il saggio. Scesero dai loro cavalli e camminarono lentamente per non fare alcun suono. Il saggio era seduto fuori da una grotta ed era in una profonda meditazione. Nexus e il principe Mighty passarono in punta dei piedi oltre il saggio ed entrarono nella caverna. All'interno era buio pesto e si vedevano solo i loro occhi. I due uomini continuarono a camminare e finalmente raggiunsero un posto dove finalmente videro la luce. Mentre si avvicinavano alla luce, vi
videro la principessa Alma avvolta attorno al drago che dormiva. Oh, guarda, eccola! Shh! Ma era troppo tardi. Il drago aprì i suoi occhi feroci e alzò lo sguardo. Vedendo i due uomini, ruggì forte. Corri, altrimenti farà male alla principessa. I due corsero più veloce che poterono. Mentre uscivano dalla caverna, i due scapparono attraverso il vicino cespuglio. E quando furono lontani dalla caverna, si sedettero sotto un albero per riprendere fiato. Soffiando e sbuffando, il principe Mighty prese un pezzo di pane. Oh, non ti preoccupare di me. Ho molta fame e dovresti mangiare anche tu. Non mangiamo da giorni. Nexus annuì e il principe Mighty diede il pezzo di pane a Nexus. Proprio quando stava per prenderne uno per sé, un elfo apparve di fronte a loro dal nulla. Ah! Chi sei? Rilassati, sono solo un elfo. Mi chiamo il Fazzo e ho molta fame. Signore, posso avere il tuo pezzo di pane? Nexus gli diede il pane, ma il Fazzo lo lasciò cadere. Oh, signore gentile, per favore, prendilo e dammelo di nuovo. Perché non riesci a prenderlo da solo? Se non riesci nemmeno a procurarti il pane per tutti i giorni, allora non meriti di averlo. E proprio mentre lo diceva, l'elfo si trasformò in un bell'uomo. Nexus e il principe Mighty rimasero scioccati. Oh, grazie mille, soldato. Mi chiamo Fazzo e sono il nipote del saggio. Anni fa mio zio, che è un uomo molto irascibile, ha lanciato un incantesimo su di me e mia moglie, trasformandomi così in un elfo e mia moglie in un drago. Più tardi, quando si è calmato, ha cercato di invertire l'incantesimo facendoci mangiare la mela più dolce del mondo. Ma proprio in quel momento un re che era qui per cacciare calpestò il piatto e rovinò tutto. Sarebbe il nostro povero re. Ma dimmi, come si è rotto l'incantesimo ora? Beh, esaminò la sua bolla magica e disse che sarebbe arrivato un giorno in cui un soldato coraggioso avrebbe rifiutato di compatire un elfo. In quel momento l'incantesimo si sarebbe spezzato e io sarei tornato alla mia forma normale. Ma cosa? Ma per spezzare l'incantesimo di mia moglie? Dovrai sacrificarti a lei mentre è sotto forma di drago. E mi dispiace, ma questo è l'unico modo per liberare la principessa. Sono pronto, qualsiasi cosa per il mio re. Nexus entrò nella caverna. Il drago si svegliò, sentendo i suoi passi. Ruggì rumorosamente. Nexus li si parò davanti. Proprio in quel momento, la principessa Alma aprì lentamente gli occhi. Nexus, non avendo visto la principessa svegliarsi, disse al drago: «Sono venuto qui per sacrificarmi di fronte a te, in modo che tu possa tornare alla tua forma umana e la principessa Alma possa tornare al suo regno». Dicendo questo, si inchinò. E improvvisamente ci fu un lampo scintillante di luce. Nexus alzò lo sguardo e vide che il drago era sparito. E davanti a lui c'era una bella signora insieme alla principessa Alma. Principessa Alma, grazie al cielo state bene. La principessa Alma corse subito verso Nexus e lo abbracciò. Oh, Nexus, ti amo! Proprio allora, il principe Mighty, Fazzo e il saggio entrarono correndo dentro e videro che il drago era sparito. La moglie di Fazzo, Valina, corse verso di lui e lo abbracciò forte. Il principe Mighty, nel frattempo, si rese conto che la principessa Alma amava Nexus. E non lui.
sorrise perché stava bene. Beh, non ho fatto nulla per conquistare il suo cuore. La merita più di me. Il saggio li benedisse tutti. Il principe Mighty salutò la principessa Alma e Nexus. In voi ho trovato i miei migliori amici. Ci vedremo presto. Detto questo, se ne andò. Nexus e la principessa Alma tornarono nel regno. E il re fu felice di vederli. Annunciò così un grande matrimonio e presto la principessa Alma e Nexus si sposarono. Il giardino delle mele non era più sotto l'incantesimo ed era ora aperto a tutti i cittadini del regno. E quanto al re Marcus? Beh, prese un pezzo di mango e lo mangiò con molta gioia.